Salve e benvenuti a Gormitology. Io sono Jack Sunslight e in questo video della Gormanalisi analizzeremo gli altri tre gormiti del popolo della Terra di serie 2: Diamantes, Dedalo e Roccia Tauro. Ma prima, sigla! Nello scorso episodio abbiamo visto dei gormiti dalla forza smisurata. Vediamo se anche oggi rimarremo sorpresi. Direi di cominciare dal gormita dubbiamente meno interessante della lista. Dedalo, il sotterraneo. Anche detto il signore dei cunicoli. Aspetto e ispirazione. Dall'aspetto insettuoso e dotato di 4 braccia, 2 più grandi superiori e 2 piccole inferiori, ha 2 grossi occhi completamente inutili data la sua cecità. Vede sempre attraverso i suoi poteri e le zanne, che fungono da antenne. Facendo un po' di ricerca ho trovato che una possibile ispirazione di questo gormita potrebbe essere il grillo talpa. Le uniche caratteristiche in comune che ho trovato tra i due sono l'abilità nello scavare e la dimensione dei suoi arti anteriori più grandi dei suoi arti inferiori. Se conoscete un insetto più adatto a fare da ispirazione a Dedalo, fatemelo sapere nella sezione commenti. Il nome di questo gormita è invece basato sul personaggio della mitologia greca Dedalo, padre di Icaro e famoso per essere il costruttore del labirinto per il Minotauro, il che ha reso il nome Dedalo un sinonimo per la parola labirinto. Apparizioni. Lo vediamo nei volumi 3, 6 e 8 del magazine. E inoltre appare nel corso della grande eclissi con la sua vocina fastidiosa. Sono Dedalo! Poteri. Nella sua forma base non ha un grosso potere offensivo. Direi che la sua utilità principale è il grande potenziale strategico, dato che tutto ciò che sappiamo di lui è che è in grado di scavare buchi e labirinti in cui vive. La sua cecità è in questo caso un punto a favore, dato che è compensata da una percezione spaziale, data sia dai suoi poteri che dalle sue antenne. Credo sia un vantaggio perché ciò gli permetterebbe di percepire il suo nemico da sottoterra senza dover per forza salire in superficie, il che è perfetto per azioni stealth. Dedalo però da solo non è abbastanza forte per infliggere grossi danni, quindi suppongo che Dedalo viene accompagnato da un altro gormita con una grande abilità nel combattimento corpo a corpo per poter compiere attacchi a sorpresa efficaci. Ma con la forma Atomic questo cambia. Per coloro che non hanno visto i video precedenti, consiglio il video che spero metterò nella scheda, credo qua o qua, non so. Ma faccio comunque un breve riassunto. I poteri Atomic sono dei potenziamenti nel mondo dei gormiti che variano in base al popolo che li riceve. Nel caso del popolo della Terra, questo potere viene chiamato vigore muscoriano ed essenzialmente conferisce un aumento delle abilità fisiche e in alcuni casi anche in parte un aumento di abilità magiche, oltre alla possibilità di illuminarsi al buio. Nel caso di Dedalo abbiamo non solo un aumento di potenza fisica, ma anche un supporto magico ai suoi attacchi. Infatti adesso i suoi artigli vengono tipo infusi di magia per dilaniare i suoi nemici. Certamente non credo sia un grande potenziamento, ma almeno ora può cavarsela, decisamente meglio di prima, in uno scontro diretto contro un singolo nemico. Altro, Dedalo è descritto essere non l'amico che tutti vorrebbero, dato che vive sottoterra, ma è apparentemente l'amico che Colossus vuole, dato che la loro amicizia è definita perfino antica, e questa è una delle ragioni per cui Dedalo è diventato uno dei gormiti più importanti del suo popolo, la raccomandazione. Per il prossimo gormita ho cambiato inquadratura, non so se vi dispiace o magari vi piace pure di più, però mi si stava scaricando il telefono che sto usando per registrare questo video, il filo non ci arrivava fino a dove la tenevo prima, quindi fatemi sapere se vi piace di più o di meno questa angolazione. Quindi, Diamantes, l'antico soldato. Aspetto e ispirazione.
fisicamente, se devo essere sincero, mi ricorda solo un tizio pompato con dei diamanti che gli escono dal corpo, ma in teoria è ispirato a un soldato. Non ho notato nulla di particolare che possa ricordare un'armatura di un qualche periodo o altro. Magari sono io che non lo so, fatemi sapere nei commenti. Però a me personalmente mi fa solo pensare al fatto che forse volevano semplicemente fare un Gormita basato sui diamanti che gli uscivano dal corpo. Però in questa sezione mi piacerebbe dire qualcos'altro, quindi... Nella descrizione della carta c'è scritto che i diamanti del suo corpo si sono formati naturalmente data l'età del Gormita. Se considerassimo le tempistiche del mondo reale, ci vorrebbero centinaia di milioni di anni nelle giuste condizioni per formare questi diamanti, ma vorrei evitare di dare queste età ai Gormiti di seconda serie perché creerebbe problemi con la timeline. Dato che fra la prima serie e la seconda serie passano alcune ere, non specificate ma quasi sicuramente non centinaia di milioni di anni, e non voglio nemmeno utilizzare le tempistiche dei diamanti artificiali. Quindi direi di metterlo in uno stadio intermedio fra i due, artificiale e naturale, dandogli all'incirca l'età che avrebbe se fosse nato circa nella prima serie o forse un po' più avanti. E si potrebbe usare come spiegazione che la formazione di questi diamanti non deriva solo dal tempo, ma magari anche dal fatto che combattendo per tutto questo periodo è come se alcune parti del suo corpo, subendo e dando colpi, si sono compattate fino a quando non sono diventate diamanti. È un headcanon, però mi pare un buon compromesso per non distruggere la timeline dei Gormiti. Passiamo alle apparizioni. Lo vediamo nel sesto volume del magazine e basta. Mentre nella serie cartoon di Eclissi Suprema non siamo sicuri che il Gormita, chiamato Diamantes, che ha caratteristiche simili alle sue, sia effettivamente lui. Io personalmente credo che sia lui, ma ci sono prove anche dal lato opposto che affermano che non è effettivamente lui. Quindi qui ognuno la pensa come vuole fino a quando non troviamo una prova definitiva. Spiego un pochino. Questo popolo è proprio arido. Poteri. Molto semplice sotto questo aspetto. Diamante è capace di sparare i diamanti indistruttibili che sono formati nel suo corpo dai suoi avambracci. Ciò non mi sembra molto efficiente. Primo, perché li spara da una posizione scomodissima, anche se vogliamo, può avere alcuni vantaggi sparare da qui, specialmente nel combattimento corpo a corpo. Inoltre, i proiettili che spara sono parti del suo corpo, il che significa che durante la battaglia Diamantes diventa sempre più piccolo. E poi c'è il problema che le munizioni sono estremamente limitate e una volta finite, in teoria impiega dei secoli per riformarle da capo. Adesso, se volessimo dargli un piccolo vantaggio, potrei supporre che le possa ricaricare in qualche modo, magari riprendendole e reintegrandole nel suo corpo in una maniera o nell'altra. Però è solo una supposizione e già ne stiamo facendo tante. Ma prima di passare alla forma Atomic, Diamante si è un Gormita con una grande esperienza alle spalle. E il fatto che è ancora vivo significa che è abbastanza forte anche senza i diamanti. Quindi sicuramente ha una grande abilità nel combattimento ravvicinato, la quale può essere migliorata dalla presenza di questi proiettili affilati di diamante che sporgono dagli avambracci e che può sparare quando vuole. Però a quanto pare i diamanti non lo rendono abbastanza forte da fargli aumentare il rango e smettere di essere un semplice soldato. Ma questo cambia con la forma Atomic. Ora i proiettili dal braccio sono ancora più letali e dilaniano i nemici come delle spine. Suppongo ci sia stato anche un aumento di forza fisica grazie al vigore muscoliano, perché ora è diventato un potente ufficiale. Ce ne è fatto sapere inoltre che ha cambiato anche il suo stile di combattimento. Non so se l'aumento di rango ha causato il cambio di stile di combattimento o viceversa,
Ma fatto sta che se prima era Ligio Tovere, preciso e anche un fidato soldato, adesso è un combattente libero e aggressivo. Forse questo scambio di stile lo potrebbe rendere un nemico più pericoloso, ma ancora niente di paragonabile a certi elementi di cui abbiamo parlato in passato. Direi di terminare il video di oggi con il Gormita, che pensavo fosse il preferito fra i secondari di questo popolo, ma a quanto pare dalle votazioni che ho fatto proprio non è così. Sto parlando di Roccia Tauro, conosciuto anche come il Rozzo. Aspetto e ispirazione. Sia nel nome che nell'aspetto, Roccia Tauro richiama la figura mitologica del Minotauro, mezzo uomo e mezzo toro. Anche se in questo caso direi mezzo uomo roccia e mezzo toro morto. Infatti la sua testa è molto simile al teschio del toro, e lo trovo un dettaglio azzeccato, dato che le ossa sono in un certo senso simili alle rocce. Roccia Tauro inoltre tiene in entrambe le mani dei martelli di roccia, il che è sorprendente. È il primo Gormita che vediamo avere tra le mani delle vere e proprie armi che non fanno parte del Gormita stesso come estensione del suo corpo. Figo! Apparizioni. Nel magazine lo vediamo nel terzo e nel sesto volume. Inoltre appare anche nella serie Il ritorno dei signori della natura, ma come già detto in passato ne parlerò in un video dedicato. Poteri. Roccia Tauro è conosciuto su Gorm per via delle sue corna, e si dice che è così forte che quando si scagliò contro una montagna non precisata, questa tremò. Essendo una citazione presente nella descrizione, non saprei se considerarla un'esagerazione, una leggenda, un racconto oppure no. Ma come minimo sappiamo che ha la forza di una mandria di bufali in carica, che secondo me effettivamente potrebbero far tremare una montagna, specialmente se la forza dell'intera mandria venisse concentrata in un solo individuo dal corpo pesante come sassi e duro come la roccia. Quest'ultima parte l'ho aggiunta unicamente perché veniva detta e non sapevo come inserirla nel testo. E ancora non abbiamo parlato dei martelli, i quali non hanno mai colpito qualcosa che non sia andato distrutto. E vorrei vedere. Abbiamo come minimo la forza di una tonnellata e mezzo scagliata nell'arco di pochi secondi su una superficie minuscola, la penna del martello. Credo che qualsiasi oggetto si romperebbe all'impatto di una cosa del genere, perfino il martello stesso, che ricordo essere fatto solo di roccia. Ma a quanto pare in realtà semplicemente Roccia Tauro non ha mai colpito cose che non potrebbero venire distrutte dalle sue armi, perché con la sua forma atomic veniamo a sapere che sia il suo martello che le sue corna possono ora abbattere l'acciaio puro e che i suoi apparati sono diventati indistruttibili. Per apparati suppongo si riferisca ai martelli e alle corna in generale, le parti più dure e resistenti del suo corpo, perché se no potrebbe anche riferirsi al suo apparato digerente, e non so quanto possa essere utile una cosa del genere come power up. Se la mia supposizione è esatta, quindi che i suoi martelli e le sue corna sono ora indistruttibili, allora sono più sicuro a l'idea di un Roccia Tauro che colpisce qualsiasi cosa che trova nel suo cammino, e non devo più preoccuparmi per la salvaguardia dei suoi martelli e delle sue corna. Considerando la sua forza, è una giusta preoccupazione. Secondo me questo Gormita è una bestia, certamente non paragonabile a lanciamassi o incubo di fuoco, ma comunque finora il più forte in termini di forza bruta, almeno fra i Gormiti secondari che abbiamo incontrato finora. Altro. Roccia Tauro è un Gormita fiero ed orgoglioso. Con la forma atomic comincia a essere considerato spaventoso anche dal suo popolo, e nella serie cartoon Il ritorno del signore della natura, piccolo dettaglio carino, lo vediamo prendere il posto del signore della natura come governatore del suo popolo, e mi pare una cosa più che giusta, dato che sono stati centinaia di anni senza un signore della natura, quindi probabilmente nella più pura anarchia. E niente, chiudiamo il video così. Non so, questo video mi è venuto strano, la scrittura è stranissima. Non so se ci avete fatto caso, il testo è stranissimo, e l'ho migliorato durante la lettura, non so
sotto quali effetti mi trovavo mentre ho scritto questo video. Però spero vi sia piaciuto lo stesso. Perdonatemi se non è venuto un granché bene. Il prossimo video sarà l'ultimo sulla seconda serie effettiva, con la Gormanalisi di Colossus. Detto il prossimo video, non è il prossimo video, è la prossima Gormanalisi, che uscirà fra non so quante settimane. Quindi, iscrivetevi al canale, mettete la campanella, nell'attesa che la prossima Gormanalisi esce. E mettete like se volete, così mi fate capire che siete interessati alle Gormanalisi. Commentate. Punto. E niente. Non so che dirvi, ragazzi.